Per il momento sono 12, a breve si arriverà a 50. Sono i tablet già nella disponibilità dell'istituto che il Galileo Galilei di Salerno ha deciso di consegnare ad alcuni suoi studenti, coloro che non lo hanno, ma pure studenti con disabilità. Un modo per coinvolgerli nell'attività didattica, per consentire a tutti di proseguire il percorso di studio anche durante queste settimane di difficoltà. A spiegare l'iniziativa è proprio il dirigente didattico della scuola, la cui popolazione studentesca è composta prevalentemente da giovani che arrivano dai centri della provincia salernitana. Noi abbiamo lanciato un sondaggio presso i genitori per capire quali erano le maggiori problematiche che attanagliavano le famiglie in questo momento in relazione alla didattica a distanza, alla possibilità dei ragazzi di seguire la didattica a distanza. Una delle problematiche emerse è appunto quella che non sempre i ragazzi avevano a disposizione un dispositivo adeguato. Pertanto, avendo noi già dei tablet acquistati in passato, abbiamo iniziato una distribuzione agli alunni, alle famiglie che ne facevano richiesta. Inoltre devo anche encomiare i docenti perché molti di loro hanno restituito il tablet che avevano avuto incomodato d'uso a inizio anno per segnare le assenze sul registro e l'hanno rimesso a disposizione della scuola perché lo potesse cedere ad un alunno per la didattica a distanza. È un'iniziativa lodevole, le chiedo per quella che è la sua esperienza maturata anche in queste settimane. La didattica a distanza ha la stessa efficacia della didattica in aula? Allora, questa domanda è molto interessante perché noi, in parallelo col sondaggio fatto con i genitori, ne abbiamo fatto un altro con i docenti, dove appunto ho chiesto ai docenti quali fossero le loro opinioni sulla didattica a distanza. Allora, l'orientamento prevalente è quello di dire che non è efficace nella trasmissione dei contenuti così quanto lo è la didattica in presenza. Però ci sono altri due aspetti positivi in realtà, dove la didattica a distanza in alcuni casi è anche migliore rispetto alla didattica in presenza. Uno è la motivazione degli alunni, cioè gli alunni quando sono a contatto con questi strumenti con i quali sono molto familiari, in realtà trovano una nuova motivazione. E il secondo, se vogliamo, è la gestione della classe. Perché in una classe ci sono tanti alunni, sono a contatto tra di loro e molto spesso succede che si può fare confusione. Ovviamente ora stando a distanza e stando ognuno di loro concentrato su uno schermo c'è poca possibilità di interagire in senso negativo, nel senso negativo del termine. Quindi ci sono anche questi due vantaggi, se vogliamo, trovati dai docenti direttamente, ecco, sul campo di battaglia, diciamo così.